e bentornati a questo nuovo video. Oggi noi siamo qua su Hero Egg e c'è X. Abbiamo Jack, una zucca. Poi abbiamo Bozzo, un clown. Non è che ha proprio uno sguardo carino. E poi abbiamo Pan. Vabbè, allora rappresentano dei mostri molto famosi. Questi tre personaggi fanno parte della serie Hero Eggs. E adesso apriamo. Abbiamo appena aperto la porticella e ecco il nostro Jack, il nostro uomo zucca. No, è bellissimo! Bellissimo! È anche gommoso! Ed eccolo qui il nostro Jack. Però Jack ha soltanto ancora una testa provvisoria, quindi non è ancora quella vera. Quindi andiamo ad aprire la sua testa. Li metteremo in faccia gli sticker. Allora, mettiamo i capelli e adesso andiamo con gli occhi. Prima gli occhi e lui, perché gli occhi secondo me sono i più importanti, perché senza occhi non si riesce a vedere, quindi sono importantissimi. Qua. Poi la bocca ed ecco qui qua. E ora andiamo con il corpo e il nostro Jack è fatto con il set bellissimo. Lui si spegne per sempre, per centinaia di anni. Adesso passiamo al prossimo, che è Pam. Questa non è uguale a Jack perché è una testa da aprire. Guardate. Innanzitutto è bellissimi i capelli. Dovete sentirli questi capelli. Allora, apriamo. Sì, che cos'è? Allora, andiamo con il corpo, che è strepitoso. Cioè, è così realistico, ve lo faccio guardare, perché cioè, nessuno ha mai avuto una roba del genere. Eccolo qua, il nostro bellissimo corpo. Ora andiamo con i capelli, ovviamente si metteranno così. Questo qua è bello, questo è bello. Adesso andiamo con la faccia, prima la bocca. Adesso andiamo con gli occhi. Prima. Fatto. 1, 2, 3. È il nostro diavoletto. Gli piace fare parkour. Allora, adesso andiamo. Cioè, non vi ho detto che gli sticker erano 3D. Cioè, quindi sono proprio
realistici, non sono come gli sticker normali, quelli tutti piatti. E comunque il corpo è fighissimo, perché cioè, è tutto rosso come il mio colore preferito. E adesso abbiamo fatto il secondo compagno di Jack. Ora tu vai insieme a Jack che mi fai un po' di compagno. Ciao Jack, io mi chiamo Pam. Ciao, io mi chiamo Jack, piacere. Adesso vuoi fare un po'. Mi piace molto. Adesso andiamo con l'ultimo. Adesso apriamo Bosno. Sicuramente questo qua è il mio preferito. Ok. Oh, beh, i capelli gommosissimi, con anche l'accessorio e il cappello. E ora oh, belli gli adesivi, cioè mi piace molto il corpo, perché sì, che un po' fanno paura. Subito. Adesso andiamo qui. È un gioco da ragazzi mettere i capelli. Ora siamo pronti per mettere la faccia, che sarà fantastica da vedere. Abbiamo finito il nostro clown. Adesso vado. In tutto gli amici di questi tre personaggi sono 27, quindi ne abbiamo molti altri che ci aspettano. Ora ragazzi, ripassiamo tutti i nostri tre amici. Allora, Bozzo, che è un clown inquietante, veramente non me lo vorrei sognare, perché c'è veramente inquietante la bocca. E scriveteci qui nei commenti se qualcuno si è fatto degli incubi, perché non mi va. Poi abbiamo un diavoletto simpatico, che è Pan. Pan il diavoletto che fa parkour e va in testa a tutti. E per ultimo abbiamo Jack, che proviene direttamente dal mondo di Halloween, e lui di solito rientra nella sua base segreta con il suo aiutante Zook, che di solito va in giro e va tipo a fare dolcetto scherzetto e si prende i dolci dentro la zucca. La cosa che è più bella è che all'inizio erano soltanto tre ovetti, e poi aprendo gli ovetti si trovava la faccia, il corpo, e alla fine sono diventati dei bellissimi personaggi. La prima volta che abbiamo visto tipo Bozzo era una testa bianca con soltanto una parrucca e un cappello. Quando l'abbiamo aperto, lo abbiamo trasformato in un clown, giudice, perché c'è il martello. E poi è arrivato Jack. Oh, scusa. Oh. Allora, poi abbiamo Jack, che va a terrorizzare la gente, però che anche lui fa paura, c'ha la lanterna. E ragazzi, questi qua erano i Hero Heads, e se volete prenderli andate su Amazon o da qualche parte, oppure al Toys, che lì ci saranno sicuramente, e troverete questi tre personaggini. Anzi no, ne troverete 27, ma alcuni Hero X
troverete anche con il loro scenario, tipo Jack c'ha il suo scenario con il suo albero. Se vi è piaciuto il video lasciate almeno 500 milioni di like, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti al canale Sidney Kids, attivate la campanellina per non perdervi nessun fantastico nostro video e soprattutto commentate qual è stato il Little Eggs più bello. Io voto per 500.000 like il clown, cioè perché è il più bello. Ciao!